Onorevole Gagliardi, dopo la fumata nera di ieri, anche oggi come centrodestra avete presentato scheda bianca. Quali sono le sue previsioni per i prossimi giorni? Ma dunque, anche oggi è stata una giornata ricca di incontri e ricca appunto di momenti di confronto. Credo che questo sia molto importante perché al di là della rosa dei nomi proposti dal centrodestra, però quegli stessi nomi non potranno trovare poi una elezione se non verranno condivisi con il resto dei partiti che magari oggi sostengono la maggioranza o comunque che non verranno condivisi con altri movimenti, perché in questo momento i voti del centrodestra da soli non bastano ed è anche il motivo perché appunto il presidente Berlusconi poi ha deciso di non presentarsi. Pertanto, al di là poi di quelle che possono essere le proposte di uno schieramento, è necessario trovare una condivisione anche con gli altri partiti. Ecco, c'è una parte di centrodestra che però in caso andasse Mario Draghi al Quirinale chiede che comunque si vada al voto. Che cosa ne pensa Cambiamo? Ma no, io credo che assolutamente quella non sia la strada da percorrere, anzi l'esatto contrario, perché in questo momento il Paese ha bisogno di stabilità, ha bisogno di proseguire con quegli impegni che si è assunto con l'Europa attraverso la proposta del PNRR, con le riforme che abbiamo iniziato ad attuare, e quindi assolutamente non è pensabile che in questo momento la legislatura termini, perché non ci sarebbe quella continuità e quel mantenimento degli impegni. Anzi, noi crediamo proprio questo a Draghi. Cioè, quello che abbiamo chiesto è che anche nel caso in cui dovesse salire al colle, però continui a mantenere quel progetto affinché appunto la legislatura possa proseguire, affinché contemporaneamente si possano portare avanti quegli impegni.